io inizio il mio intervento con un saluto a tutti i colleghi e le colleghe che hanno inteso ascoltarmi. Io in questi 40 minuti mi occuperò di vedere con voi quali sono innanzitutto le questioni che dobbiamo prendere in considerazione quando impostiamo un progetto di isolamento sismico, sapendo quali sono le regole del gioco e gli altri attori protagonisti della partita. In una seconda parte vedremo come sia possibile svolgere un intervento di retrofit, quindi di adeguamento sismico dell'esistente nelle varie fasi in concreto, quindi con dei disegni e delle sezioni che ci faranno vedere come si è pensato di procedere in uno bar ora due casi concreti. In ultimo affronteremo il tema degli aspetti economici, dei costi diretti ed indiretti di un sistema di adeguamento sismico che poggi, è il caso proprio di dirlo, sull'isolamento di base come strategia di difesa. Allora, le norme diciamo, ci forniscono un paragrafo dedicato del capitolo 11 ai dispositivi antisismici e di controllo delle vibrazioni. Io comincio da qui perché noi abbiamo da mettere in campo una strategia di protezione che deve essere quella adeguata alle funzioni che vogliamo. Ottenere. Quindi, se c'è una situazione nella quale la scelta ottimale, non perché siamo consueti o siamo allenati a fare uso dell'isolamento di base, dobbiamo per forza adottare questo come riferimento. Se ci sono delle domande, chiedo come dire, di essere interrotto perché magari ci sono degli aspetti che vogliono essere, diciamo, toccati o, a seconda di come l'organizzatore preferisce, le facciamo tutte alla fine. Io sono disponibile a essere interrotto o a, diciamo, ricevere tutte le domande anche insieme alla fine. I dispositivi che consentono di modificare la risposta della struttura, noi diciamo per difenderla da un terremoto, ma potremmo pensare, ed è un caso a cui ci stiamo dedicando per un immobile vincolato di Monza all'Arengario, per difenderlo magari da altri tipi di fonti di energia di tipo dinamico. Nello specifico, l'Arengario di Monza è oggetto di un intervento di protezione che avrà doppia valenza. La protezione dagli effetti di un terremoto che, essendo vincolato, non potrebbe essere affrontato con sicurezza e con, diciamo, salvaguardia della vita più che umana degli occupanti, che sono il valore più prezioso anche del fatto che ce n'è uno solo di Arengario e io non voglia venga messo fuori servizio o abbattuto da un terremoto, ma anche dal fatto che in prossimità dello stesso passerà una linea della metropolitana, che è il prolungamento della metropolitana che arriva da Milano, e per ragioni di ovvie considerazioni di altra natura, quindi tracciati, fermate, la zona in cui l'Arengario, le fondazioni dell'Arengario sono più vicine alla futura linea della metropolitana, prevede un cambio di direzione. Cambio di direzione che comporterà sul suolo su cui appoggia l'Arengario, come dire, emissione periodica degli effetti di reazione generati dal cambio di direzione. Quindi la nostra carrozza della metropolitana colpisce i binari che sono solidali a una galleria che a sua volta è avvolta e immersa nel terreno. Questi 10 impulsi finiranno per perturbare il terreno sotto all'Arengario. Il sistema di protezione che stiamo progettando prevede un'installazione di un sistema di isolamento al di sotto delle fondazioni in muratura dell'Arengario. La scelta quindi della strategia di protezione è quella dell'incremento del periodo
parte isolata di struttura che è tutto l'arengario con le sue fondazioni, e così in generale va approcciato. Noi dobbiamo individuare innanzitutto con una buona approssimazione qual è il periodo della struttura base fissa e assumere opportunamente un periodo di primo tentativo che sia almeno tre volte o tale da rendere quello della base fissa, tale da rendere apprezzabile la riduzione di input sismico connesso all'incremento del periodo che, attenzione, non dimentichiamolo mai, scontiamo in termini di energia cinetica di spostamento, quindi che dobbiamo garantire non venire perturbata. Abbiamo la disponibilità da 4 anni in italiano di una norma, la UNIEN 15129, che ci fornisce, è una norma come tutte le norme tecniche di genesi tecnica e non, passatemi il termine, politica, scritta da tecnici per tecnici, senza chiose, senza attenzioni alle virgole e ai puntini, il cui contenuto consiglio a chiunque di noi si cimenti con un progetto di un sistema di protezione che faccia nell'isolamento il suo elemento di maggiore rilevanza, di leggere attentamente perché è pregna di significati. Vediamo se riesco. Ok. In questa norma noi cosa troviamo? Noi troviamo innanzitutto la rassegna di quali siano i requisiti, cioè le funzioni a cui noi ci rivolgiamo per avere attivata una funzione di protezione. Quali sono le regole di progettazione che vanno seguite? Quali sono le proprietà, le caratteristiche dei materiali? E questo riguarda, attenzione colleghi e colleghe, non solo noi progettisti, ma noi quando facciamo il direttore dei lavori, i requisiti di fabbricazione e la modalità di esecuzione delle prove. Vedete, un sistema di isolamento sismico non è giusto o sbagliato, può essere più o meno efficiente. Di sicuro quando io ho da proteggere un edificio che è dotato da un numero contenuto di pilastri e adotto un set di isolatori tali per cui li ho calibrati opportunamente sui carichi verticali, è noto a tutti che lo spostamento è o dovrebbe essere uguale per tutti sul piano orizzontale, sto facendo un'ottima progettazione per quanto riguarda l'accademia e la teoria. In pratica spenderò più di prove di accettazione che di sistema di isolamento, perché a differenza delle forniture di altra natura, questi sono dispositivi che vanno accettati con delle prove che sostanzialmente sacrificano un isolatore per famiglia. Quindi voi capite che se ho 40 pilastri e adotto 4 tipi di isolatori avrò 4 volte le stesse spese che avrei se adottassi un isolatore unico, con un costo leggermente superiore a quello della scelta ottimale gruppo per gruppo di pilastri, ma con costi accessori indiretti, e qui torniamo al tema della nostra presentazione, che sono di un ordine di grandezza superiore al risparmio conseguito. Altro aspetto che vi sottolineo, che sottolineo per tutti, per me per primo, quali sono i criteri per avere la marcatura CE, perché si affacciano anche a questo mercato, ahimè, soggetti che non hanno titolo per venderci prodotti dalla cui corretta realizzazione dipende, perché io do per scontato che la progettazione sia corretta, è l'esecuzione che dobbiamo essere in grado di controllare dal punto di vista del produttore. Attenzione quindi a controllare quali sono i requisiti per avere la marcatura CE. Il normatore ci ha fornito una rassegna molto ben fatta di quali siano le tipologie di dispositivi che noi possiamo adottare, e attenzione bene, non è scontato che noi si adotti in un sistema di isolamento solamente un isolatore, perché per esempio i sistemi di cui mi sto occupando prevedono al termine dell'esecuzione una prova di rilascio. La prova di rilascio comporta l'adozione di un vincolo di tipo fusibile, per cui non potendo programmare la prova di
di test dell'isolatore del sistema di isolamento con un terremoto, si sposta in corrispondenza dello spostamento massimo previsto l'edificio nella porzione sopra il piano di isolamento e a mezzo di un dispositivo di vincolo tipo fusibile si rilascia, quindi si fa una prova di rilascio, la parte isolata che è stata strumentata per registrare spostamenti, velocità e accelerazioni in vari punti e quindi conoscere quali sono le regole del gioco di un dispositivo di vincolo temporaneo serve perché tra le cose che vanno prescritte nella fornitura di un sistema di isolamento, se avete in animo, e io ve lo consiglio perché testare la coerenza tra le ipotesi assunte e la risposta in campo di un sistema così delicato è quanto mai utile prima che sia troppo tardi, perché altrimenti in assenza di una prova di rilascio noi siamo sicuri di avere progettato bene, la fornitura l'abbiamo controllata bene, magari c'è qualcosa nella struttura che abbiamo o qualcun altro ha sotto o sopravvalutato che ne modifica la risposta e consiglio di averne evidenza subito dopo la messa in funzione del sistema di isolamento. Abbiamo poi dei vincoli che sono dipendenti dallo spostamento che sostanzialmente sono o possono essere di tipo lineare e non lineare perché oltre agli isolatori abbiamo la possibilità, noi sempre più spesso facciamo ricorso a una protezione combinata, isolamento più dissipazione aggiuntiva, questo perché lo spostamento necessario da solo per conseguire l'adeguamento comporta, essendo anche rilevante dell'ordine dei 35-40 centimetri, comporta il fatto di accedere ad un mercato degli isolatori con spostamenti ammissibili di importo che è più che proporzionale all'incremento di spostamento disponibile. Quindi fissate le azioni verticali in condizione statica e sismica, se io posso fare uso solo di un sistema di isolamento sismico dovrò attingere necessariamente a un sistema di isolamento con spostamento associato rilevante. Sempre più spesso, dicevo, direi quasi sempre, noi abbiniamo al sistema di protezione con isolamento un sistema di dissipazione aggiuntiva, quindi dei fluidi viscosi che hanno la capacità di aggiungere dissipazione in modo marcato e consentono di avere una risposta sufficientemente calibrabile in prospettiva di successive modifiche. Mi spiego meglio. Noi abbiamo vissuto di recente, dico noi in Italia, frequenti momenti di modifica della classificazione sismica, tant'è che uno dei talloni d'Achille del patrimonio edilizio esistente in Italia è proprio il fatto che circa il 90% delle strutture sono state realizzate prima che quella zona venisse classificata ai fini sismici. Tutti sappiamo che oggi tutte le zone d'Italia hanno una classificazione a fine sismico e non è scontato che questa classificazione nel tempo permanga, soprattutto non è scontato che quando si passa da quella classificazione, che lo ricordo a tutti, a me per primo, è quella associata ai colori sul nostro bellissimo stivale, quelle sono le accelerazioni al suolo assimilabile a rigido, quindi al suolo di tipo A, zona per zona. Prima di avere la disponibilità delle informazioni relative all'amplificazione locale o ad altre tipologie di fenomeni di amplificazione e incremento dell'azione sismica, non si può con la sola posizione indicare quale sarà l'azione sismica da fronteggiare. Quindi non è escluso che questo tipo di valutazioni, sia perché venga modificata la classificazione sismica, sia perché vengano introdotte diverse modalità di calcolo degli effetti di amplificazione, possa comportare proprio per l'edificio che abbiamo in corso di adeguamento sismico una futura revisione dell'input sismico da fronteggiare. È del tutto evidente che qualora questa revisione fosse, come si dice, a ribasso, noi avremmo una protezione che eccede l'esigenza, cioè
detto meglio, una capacità maggiore della domanda. Qualora invece, per diversa destinazione d'uso, per riclassificazione sismica del sito, per modifica delle regole con cui si determina l'effetto di amplificazione generato dalla interazione edificio-terreno, non possiamo escludere che l'input sismico, l'energia sismica da fronteggiare da parte del nostro edificio in corso di adeguamento nel tempo cresca. A questa crescita è chiaro ed evidente che sarà difficile far fronte sostituendo integralmente il sistema di isolamento. Noi tendiamo a prevedere proprio per questo scopo un'integrazione con un sistema di dissipazione aggiuntiva che noi pensiamo avere proprio quella funzione. Quindi in corso d'opera, piuttosto che ad opera consegnata e collaudata, dovesse esserci richiesto di incrementare le prestazioni di un sistema di protezione sismica, ecco che la disposizione dei dissipatori ha quello scopo principale. Aggiungo un'altra cosa: quando si progetta un sistema di isolamento sismico è da prevedere dove allocare i martinetti qualora al termine della scossa noi ci ritroviamo con un sistema di isolamento che non è centrato sulla sua posizione iniziale, quindi dobbiamo procedere al cosiddetto ricentraggio. Mi si dirà, ma guarda che si adotti dispositivi di tipo friction pendulum, sono autoricentranti, però mi viene spontaneo dire, non vorrei essere nella condizione a sisma occorso con sistema di isolamento che ha fatto a dovere il suo lavoro, a constatare che per ragioni che possono essere anche non incoerenza tra fornitura e progetto, ma perché il sisma che è arrivato non è quello che abbiamo normativamente in modo corretto valutato, ma è qualcosa di diverso, e noi ci ritroviamo con un edificio, un ospedale, una caserma che sono integri, potrebbero riprendere la loro funzione, ma ahimè non sono in condizione di essere centrati gli appoggi. E allora comunque vi consiglio, lo facciamo sempre, ma questo nasce da, non da esperienza, ma da previdenza, di prevedere nelle due direzioni principali due blocchi che, anche se non volete adottare un sistema di dissipazione aggiuntiva, possano servire per l'alloggiamento di martinetti per procedere al ricentraggio dell'edificio. Le tipologie di isolatori sono essenzialmente di due macrofamiglie: abbiamo quelli elastomerici e quelli a scorrimento. Quelli elastomerici esistono nella versione che vedete nell'immagine in alto a destra, sono stati adottati senza, questa è la protezione di un ospedale negli Stati Uniti, senza nucleo di piombo, che invece caratterizza, con incremento di smorzamento significativo, l'isolatore che vedete nell'immagine con le piastre di acciaio terminali verdi, dove abbiamo un nucleo di piombo che incrementa la resistenza, che incrementa di molto lo smorzamento, ma ha il difetto che, svolto il suo compito, quindi a seguito di sisma, mentre l'isolatore senza nucleo di piombo o si è rotto o non si è rotto, quindi o ha fatto il suo dovere e si è sacrificato perché l'accelerazione che è arrivata rientra in quel frattile limitato ma non nullo in cui abbiamo un terremoto che ha superato la limitata probabilità di superamento dell'evento di riferimento, ma non ne abbiamo evidenza perché il nucleo di piombo nascosto, se si plasticizza, alla eventuale successiva scossa non può più svolgere quell'attività. Quindi noi, per nostro costume, non adottiamo mai isolatori con nucleo di piombo, perché o sono degli elastomerici puri, quindi se hanno fatto il loro dovere e vanno sostituiti, si sostituiscono; se hanno fatto il loro dovere e sono ancora integri, li manteniamo in esercizio. Non potremmo avere le stesse evidenze con un isolatore con nucleo di piombo, andrebbero in teoria smontati, controllati tutti, ma capite che questo non è percorribile in termini post-emergenziali, in termini emergenziali post-sismici. Poi abbiamo quelli a scorrimento, superficie singola o doppia, di cui vedete una rappresentazione durante una prova nell'immagine con
la parte in acciaio azzurra. Quali sono i target prestazionali che chiediamo a una struttura che viene protetta con isolamento di base? La sintesi l'abbiamo in queste poche righe, in ordine direi crescente di specialità. Come tutte le strutture strategiche, deve salvaguardare la vita degli occupanti al momento del sisma, ma questo non è una prerogativa delle sole strutture strategiche, è una prerogativa di tutte le strutture. Utile fare capire ai nostri committenti come una struttura, che a me non piace definire antisismica, ma adeguata per la risposta sismica che è in grado di esplicare, questo sì, perché antisismica mi evoca una sorta di magia che non è purtroppo nelle nostre disponibilità, contro il sisma. No, è una struttura sismicamente protetta in modo adeguato o in modo coerente con le specifiche prestazionali che la committenza ci ha fornito. Una struttura tradizionale è una struttura che dovrebbe fare la stessa cosa, ma magari diciamo ai nostri committenti che proprio perché fa il suo, può darsi che alla fine dell'evento sismico debba essere, perché è così tanto danneggiata, demolita e ricostruita. Ecco perché è utile, e qui veniamo alla seconda prerogativa, che si favorisca il ricorso a questi metodi di protezione perché garantiscono l'immediata operatività della struttura. Quindi io posso entrare dopo il cosiddetto sisma di progetto, non avendo dei danni residui che ne pregiudichino l'utilizzo. Poi, e qui è un aspetto che ho evidenziato in rosso perché, ahimè, per esperienza diretta, noi che ci occupiamo di progettare strutture isolate veniamo classificati come impiccioni quando ci occupiamo anche di interagire, spesso questi sono degli ospedali, con coloro che forniscono macchinari specialistici e che con noi si interfacciano, perché ci curiamo anche di garantire che non solo la struttura non crolli e faccia uscire indenni gli occupanti, non solo la struttura sia accessibile a seguito del sisma perché non andrà a danni residui che ne pregiudichino l'utilizzo, ma se è un ospedale che ha all'interno dei macchinari, sono quelle macchine che costituiscono la differenza tra una struttura e un ospedale. E se io ho un ospedale che è operativo ma la risonanza magnetica, perché non è stato attento il progettista ingegner Cicchiello a specificare e ad assicurarsi al pur lungimirante RUP della committenza che ci deve essere attenzione anche nelle interazioni tra la struttura e i macchinari che con la struttura possono avere dei contatti accidentali, come vedremo nell'immagine successiva, e noi perdiamo un'occasione di garantire che un intervento di adeguamento sismico con isolamento sia davvero efficace. Come vediamo, l'operatività post sisma noi possiamo garantirla ipotizzando, prevedendo e controllando che siano coerenti tutte le interazioni tra le strutture che noi proteggiamo con isolamento e il mondo esterno che rimane fermo, o meglio, che si muove come il terremoto a base fissa. Questo è un collegamento a un raccordo flessibile per il gas, gas che non interessa dire che tipo di natura abbia, ma in ogni caso per tenere aperto un ospedale mi serviranno sia riscaldamento che i gas medicali, e quindi tutte le interazioni, ma anche la corrente. Però di solito i cavi della corrente sono flessibili di loro, bisogna avere l'accortezza di lasciare un lasco pari ad almeno una volta e mezzo lo spostamento di progetto. Perché una volta e mezzo? Perché se arriva il terremoto maggiore di quello che le norme ci forniscono come elemento sismico di riferimento per il progetto, vorremmo mica che l'isolatore ce la faccia e si trancino i tubi della corrente o del gas. Questo da ultimo rappresenta un concreto esempio di come bisogna mettere attenzione a interazioni tra la struttura che si muove, che è quella superiore, quella che sta ferma, che è quella inferiore, e ciò che è vista sopra, una risonanza magnetica. Voi vedete in giallo le porzioni che evocano la demolizione, quindi lì tutto ciò che trovassi sarebbe da demolire se non voglio pregiudicare la funzionalità della risonanza magnetica a valle dell'evento sismico di riferimento.
Nello specifico, questo sistema che voi state osservando è un sistema isolato con un, scusate, protetto con un sistema misto isolatori e dissipatori che ha come spostamento target un valore inferiore ai 300 mm che vedete indicati come gap da assicurare. Questo incremento, che è dell'ordine del 40%, quindi siamo passati quindi da 220 mm a 300, nasce proprio da questa finalità, cioè da garantire che se il terremoto che io devo fronteggiare non è in grado di mettere in crisi gli isolatori, Dio non voglia che faccia venir meno la funzione svolgibile dalla risonanza magnetica che vediamo esplicata, garantita da queste attenzioni. Quali sono i vantaggi operativi di ricorrere a un retrofit con l'isolamento di base? Noi abbiamo come prima osservazione la possibilità di intervenire in una porzione limitata dell'edificio anziché in un cospicuo e diffuso sistema di elementi che sono quelli carenti. In linea generale direi più in basso andiamo e maggiore è la porzione di struttura che beneficia di questa scelta. Qui vediamo le sequenze operative di un intervento di, questo era un miglioramento, di miglioramento sismico di un ospedale svolte a mezzo posizionamento del piano di isolamento al di sotto della platea fondale che presentava già, e quindi è da lì che è nata la scelta, le forme che vedete che non hanno reso neanche necessario incrementare la la rigidezza nel piano orizzontale della platea di fondazione che già faceva svolgeva benissimo la funzione di piano rigido. Quindi abbiamo una prima fase nella quale abbiamo collocato a cavallo attorno a ciascuno dei pilastri da 80x80 di sezione quattro micropali. Sono passato a questa immagine per rendervi esplicito come ci fosse chiaro che per la presenza di un solaio soprastante la zona dove sarebbero stati da infiggere da, dico io spesso, avvitare nella platea di fondazione dei micropali un solaio che di fatto avrebbe impedito l'allocazione di una macchina battipali. Quindi questi pali sono stati posizionati con dei martinetti a contrasto. Questo ci dà una dimostrazione, questa immagine sulla sinistra, di come se noi operiamo per settori sia possibile ridurre, non è mai nullo, ridurre al minimo l'impatto sulla funzione ospedaliera che svolge, come dire, i suoi compiti, pur limitati nel tempo e nello spazio, senza interruzioni sostanziali. Questo è purtroppo il tallone d'Achille di tutti gli interventi diffusi. Cioè io non posso realizzare un intervento di miglioramento delle caratteristiche dei nodi trave pilastro se non mettendo fuori servizio quelle stanze, quei reparti, quei piani, e spesso questo deve essere svolto tanto all'interno quanto all'esterno dell'edificio. Qui possiamo immaginare di operare per tre settori dell'ospedale garantendo sempre la continuità funzionale pur ridotta rispetto alla funzionalità piena. Successivamente al posizionamento dei pali viene scavata la porzione sottostante alla platea e viene realizzato la platea inferiore che sarà il piano di, diciamo così, di collegamento dei baggioli inferiori. Vengono realizzati i baggioli inferiori, quindi vengono posizionati i dispositivi. Qui fu scelto di praticare un foro, quattro fori per la verità, tra il nodo pilastro, capitello o ribasso della platea e la porzione sottostante da usare come mezzo di immissione delle MACO per regolarizzare la porzione superiore dell'interazione tra gli isolatori elastomerici e la platea fondale usata come piano rigido. Ultimata
la realizzazione di tutto ciò che avete visto sinora si procede semplicemente, tra virgolette, al taglio delle porzioni di micropali comprese tra il piano di isolamento, che è quello superiore, e il baggiolo inferiore. Quindi qui non è prevista la realizzazione di un baggiolo vero e proprio, ma solo di una porzione di regolarizzazione, che è quella che vedete in rosso in Bordeaux. Le misure ci forniscono evidenza dell'accessibilità e di ispezionabilità del sistema. Dal punto di vista della, come dire, della progettazione, per mia esperienza, posso dirvi che la modellazione occupa non più del 15-20% dell'attività, il 50% è il disegno e la concezione di tutte le fasi esecutive, cioè il come si fa cosa e da dove comincio e dove finisco. E poi la parte rimanente è la stima degli interventi, che sono figli di cosa ho previsto, ma anche di come intendo farlo. Mi spiego con un esempio concreto e faccio riferimento a questa immagine, quella di destra intendo. Io in questo momento mi ritrovo con dei pali in acciaio che collegano la parte prima con fondazione diretta agli strati sottostanti di terreno. La scelta di lasciarli nudi era figlia essenzialmente della volontà di volerli tagliare col flessibile. Devo prevedere però che mentre faccio questa operazione mi ritrovo già l'isolatore posizionato, quindi sul disegno ci sarà scritto taglio e rimozione di porzioni di palo con incamiciatura metallica, previa protezione resistente al fuoco dell'isolatore già posizionato. Questo ha un costo che, se ce lo dimentichiamo, io non voglio che se lo dimentica pure l'impresa, ma l'impresa secondo me non se lo dimentica, però poi ce lo offre come riserva e il nostro committente non è contento, il nostro RUP non è contento. Un'ulteriore considerazione che con voi faccio, la progettazione, come vedete, di un sistema di protezione sismica passa attraverso la capacità di scegliere diametri, profondità, modalità esecutive di un sistema di, diciamo, di fondazioni indirette. Consiglio opportunamente di avere queste informazioni sui tempi e sui costi prima, perché poi dobbiamo, e questo avrà un impatto importante, lo vedremo tra pochissimo, confrontarci anche sui tempi di disagio dell'ospedale, che hanno costi sociali di un ordine di grandezza superiore a quelli del nostro intervento. Perché in questo ospedale è stato posizionato il piano di isolamento al di sotto della platea fondale? Perché a destra, e non è l'unica porzione, ma è quella più significativa, osserviamo il dedalo di impianti che caratterizzava l'intradosso del primo solaio, che in questa immagine che vediamo è quello in grigio chiaro, per capirsi. Scusate, che non vediamo in questa immagine, perché quello in grigio chiaro è la platea fondale, quindi non è rappresentato il solaio soprastante ai pilastri in grigio che vediamo, che come costi accessori, quindi rimozione di tutti gli impianti e ricollocamento, avrebbe comportato un costo se non superiore a, quasi paragonabile a quello dell'intervento progettato. Quindi la scelta di dove mettere il piano di isolamento non è a prioristica, è figlia delle condizioni al contorno, è A, di quello che voglio proteggere, B, di come lo voglio proteggere, C, di che cosa mi trovo nell'intorno e quindi di cosa devo spostare e rimettere a posto, ma di fatto vuol dire rifare. Quindi se avessimo scelto di posizionare il piano di isolamento alla sommità dei pilastri che qui vediamo, avremmo dovuto attenzionare gli impianti, e in questo caso erano davvero tanti. Parliamo proprio di questo intervento, adesso senza darvi troppi dettagli che non sono utili. Abbiamo la stima analitica dei costi diretti e dei costi indiretti esplicitata come segue. Per determinare quali fossero i costi diretti di un intervento, tra virgolette, svolto con tecniche tradizionali, in questo caso abbiamo rinforzo con le fibre e controventi aggiuntivi metallici esterni, e sono stati ovviamente determinati quali erano gli elementi e i nodi oggetto di intervento. È stato dimensionato in via preliminare
l'entità dell'intervento tra virgolette tradizionale, il cui costo era di poco superiore, perché era esteso a tutto l'edificio, a quello del sistema di isolamento sismico tra virgolette tradizionale, quindi senza dissipazione aggiuntiva. Quello che vedete come secondo elemento, che è 10 volte tanto per l'approccio tradizionale, è il prodotto delle statistiche di intervento. Questo è il pronto soccorso di patologia neonatale che serve una zona con raggio 45 km. Quindi la struttura ospedaliera equivalente dal punto di vista dei servizi offerti si trova a 45 km di distanza. Ci siamo fatti fornire dalla direzione sanitaria di questo ospedale le statistiche degli interventi svolti nell'ultimo quinquennio, con due finalità: vedere se ci fosse un periodo di minore incidenza, ma come è intuibile, una patologia neonatale lavora 365 giorni all'anno in modo poco dipendente dal periodo, perché se diversamente avessimo trovato un periodo nel quale gli interventi erano statisticamente minori, avremmo collocato l'intervento di ridotto disagio, che dura un mese con l'isolamento e 12 mesi, 9-12 mesi con le tecniche tradizionali, avremmo collocato, dicevo, l'intervento di posizionamento dei micropali, che è l'unico disturbo vero, che poi si va a lavorare sotto la platea fondale, nel mese di minore intervento. Comunque, la seconda cifra, quindi, che vedete è il prodotto del costo per trasferire altrove ciò che fa un ospedale, è offrire servizi sanitari, in questo caso di patologia neonatale, farsi 45 km per 4 volte, andare e tornare quando li porto, andare e tornare quando li riporto a casa, per il periodo di inutilizzabilità, scusate, della porzione oggetto di intervento. È di pronta evidenza come limitato impatto temporale e direi anche spaziale. Qui abbiamo fatto finta che l'ospedale, nel mese in cui si sarebbero posizionati i micropali, sarebbe stato integralmente messo fuori servizio. In realtà anni dopo, quindi in questo momento, stiamo realizzando interventi di protezione con isolamento con gli ospedali aperti, quindi procedendo per lotti. Il costo totale, che vedete come somma, è di un sistema di protezione con isolamento meno di un quinto del costo totale per la collettività di un sistema tradizionale. Due ospedali: a sinistra un ospedale che, come quello precedente, è caratterizzato da una distesa di impianti all'intradosso della prima soletta, e quindi, che non è una sorpresa, si troverà l'isolamento al di sotto delle fondazioni, in modo analogo a quello che abbiamo visto prima. Invece a destra abbiamo un ospedale che ha una ridotta distribuzione impiantistica nelle porzioni intradossali del primo solaio, che quindi è stato scelto come piano di isolamento, e come vedete è in corso un'attività di come dire, approntamento dei rinforzi dei pilastri del primo livello e di realizzazione dei paggioli inferiori. E vi posso assicurare, non so se sia collegato tra i discenti, che questo ospedale, il RUP, che è un dirigente dell'ASL della provincia dove si trova l'ospedale, questo ospedale è in esercizio, cioè non è stato messo fuori servizio. Chiaramente le zone oggetto di lavorazioni vengono confinate e non vengono rese accessibili al pubblico.